ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità. Oggi parliamo di decoro urbano ad Arezzo. Ci sono i soliti imbecilli che non trovano niente di meglio che imbrattare i muri con frasi deliranti. Oggi siamo in piazza San Michele. Ma io credo che questo sia un male comune a tutta la nazione. Ciò nonostante, credo anche che devono essere presi dei provvedimenti, perché giustamente, come dici, la cosa delirante, la cosa che quattro imbecilli ubriachi la notte imbrattino i muri, imbrattano i muri anche importanti per farli imbecilli fra loro cinque e creare dei grossi danni alla città, perché è una città tappezzata di tutte queste bischerate che scrivono, è una città che non dà l'immagine di essere una città pulita, una città messa sotto osservazione per i turisti, eccetera. Comunque, questi ragazzi non hanno niente che fare, a mio tempo ci piaceva fare altre cose, ora gli piace imbrattare i muri, e quindi beati loro che hanno questa voglia qui e basta, eccetera. Andrebbero trovati i colpevoli, ma soprattutto andrebbero cancellate queste scritte. Comunque l'amministrazione comunale potrebbe anche ogni tanto dargli una ripulita a sti muri, perché non è che siano belli, insomma. No, poi scrivessero cose interessanti o intelligenti. Hai detto la cosa giustissima, cioè scrivessero qualche spirito saggio, qualcosa che simpatico, qualcosa che... No, tutti imbecilli, non si sa, poi se parlano fra di sé, compro le bombolette, gli costeranno 2 lire, però qualcosa di costa, e poi contenti come una Pasqua di avere fatto queste scritture. Questi è come quelli che hanno rotto, portato via il fibrillatore. Ormai il cervello di questi ragazzi è a questo livello qui, o prendere, o meno male non tutti, perché poi ci sono quelli bravi che sono bravi veramente. Bisognerebbe trovarceli, poi dargli un bel secchio con della vernice e metterli al lavoro per riparare i danni fatti. Ma è una cosa giusta, nonostante in Italia, finché non avremo la certezza della pena, questi ragazzi possono far tutto, perché questi che ora ha portato via il defibrillatore, ammettiamo li trovino, qual è? Che sanzioni hanno? Niente, una risciacquatina in questura, chiamano il babbo, è finita lì. Io invece dico che sarebbe l'ora che li mettessero in galera questa gente, perché la galera è la pena più importante per un ragazzo di 18-19 anni, non lo rifà più dopo. Invece così, con una lavatina di testa, lo rifà la prossima settimana. Restate con noi, a tra poco, per la seconda parte di Sportello Reclami. Siamo in piazza San Michele e ci stiamo occupando delle scritte sui muri, sempre più numerose nel centro storico della città. È proprio vero, certe persone devono trovare un modo per manifestare la propria idiozia. Sì, ma effettivamente non c'è regole, non c'è niente. Questi, ripeto, si trovano 3 o 4 imbecilli, dopo un quarto d'ora sono ubriachi e fanno queste cose qui, prendono il fibrillatore, lo portano via, lo rubano, lo rompono, tutte imbecillate di questo senso. E le possono fare perché sono sicuri che non gli fanno niente. Se avessero la certezza che una volta trovati li mettono in galera, io credo che non ci sarebbe più tutta questa sporcizia e tutte queste cose. In Italia siamo un paese permissivo, vogliamoci bene, quindi loro continuano a imbrattare e noi si continuano a essere incazzati. Tutto questo denota quanto poco rispetto ci sia nei confronti di questa città storica, la città di Arezzo. Sì, anche perché ormai sono mesi e mesi che sono presenti. Anche col turismo non si fa bella figura. Penso che sarebbe ora, piuttosto si può fare anche una colletta noi altri della zona, ma facciamole pulire. Queste scritte non hanno un perché. Sono deliranti, brutte anche da leggere, quindi meglio sarebbe provvedere. Una volta si provvedeva velocemente a cancellare le scritte dai muri, adesso stanno lì per anni e anni. Assolutamente, ma una volta
anche qui a Arezzo, via via che c'erano le scritte, venivano ripulite in settimana. Questa volta non si vede nessuno. Si chiude l'odierno appuntamento con Sportello Reclami. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Ti darà, sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità.